Ciao, sono Esther Viola e oggi ho la responsabilità di questa masterclass che si intitola Amore, ma quale amore? Mi presento in breve, sono un avvocato, matrimonialista, scrivo libri, scrivo e collaboro per i giornali, ho un corso alla Scuola Holden che si intitola Il nuovo grande romanzo e per l'anno prossimo mi occuperò di una delle cattedre over 30. Oggi la Scuola Holden mi ospita, anzi mi regala, la possibilità di parlare della mia ossessione. Ci ho pensato un po', non troppo a lungo, perché ho scelto l'amore, perché mi perseguita dappertutto. L'ho subito un po' come tutti, dai 20 ai 30 ben passati. E poi è arrivata la posta del cuore, prima ancora un libro che si doveva intitolare La sciagura sentimentale, e poi è diventato L'amore eterno finché non risponde, e poi avvocato matrimonialista, quindi insomma sono una specie di caronte delle carte, faccio l'autopsia dei matrimoni, ecco, quello è un avvocato matrimonialista, ed eccomi qui, l'amore perché è sempre lì, no? Fino al punto di non poterne più. E mi sono chiesta da dove cominciamo? Com'è che lo spiego l'amore in una maniera rapida, in una maniera che sia anche un po' indolore, in una maniera che sia attraverso una storia? Più che una storia, qui mi piaceva portare quello che viene definito da noi in Campania fatterello. Allora, per chi viene da Napoli e zone intorno, la parola non è nuova e suona anche bene. Per gli altri, interviene starnone, uno splendido starnone su questa parola. Ve la leggo. Quest'ultimo termine, fatterello, credo che stia sparendo dal lessico comune. Ce l'ho in testa dall'infanzia. Nel mio dialetto si usava molto, stava per raccontino. E investiva ogni storia di invenzione e no. A me suggeriva che il racconto era un fatto e che quindi era vero. Provavo una grande invidia per chi sapeva aggiustare i fatti in modo da farne fatterelli. Sono i nonni che pescano i fatti giusti e li fanno diventare fatterelli. Cosa diventa un fatterello? Cos'è un fatterello? Dovete immaginarlo come una specie di cugino molto alla larga del mito greco, qualcosa che in piccolo spiega qualcosa di più grande. Starnone dice che lui ha sofferto per questa storia di invenzioni di altri che a lui erano negate. Ci restavo malissimo quando finivano, la vita dopo sembrava senza sale, perciò forse per anni, un paio di decenni almeno, mi è rimasta l'impressione che mi fossero capitati in sorte una vita, delle parole, un mondo che non servivano per fare i racconti. I fatti restavano fatti, quotidiani, scialbi, vili, e non sembravano mai fatterelli. Li scrivevo, li riscrivevo e non sapevano di niente. Eccolo un fatterello. Un fatterello lo riconosci perché sa di qualcosa. E ne ho scelto uno in particolare per cominciare la nostra storia di ossessioni. Questo fatterello l'ho pescato dai momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo. Storia di un viaggio in Sicilia quando avevano, Francesco Piccolo e i suoi amici, 18 anni. Francesco Piccolo ancora non scriveva. Era un ottimo giocatore di pallacanestro, vanno da Caserta in Sicilia, gruppo di amici per la maturità. Che cosa succede? Uno degli amici si innamora lì in Sicilia e gli altri amici che fanno verso la fine della vacanza? Fanno gli amici e quindi decidono per un regalo, cioè lo chiamano una sera. E gli comunicano che tutti i soldi della restante parte della vacanza di tutti sarebbero stati convogliati in un fondo per il loro amico innamorato, che così sarebbe rimasto in Sicilia
un po' più di giorni anziché gli ultimi che rimanevano a tutti per il suo sogno d'amore. Immaginatevi la gratitudine di questo ragazzo, insomma, innamorato, e gli amici, insomma, anche loro contenti di aver contribuito a questa parte di Shakespeare. E arriva il giorno della partenza e insomma, se ne vanno al molo e accompagnano l'amico. L'amico si ferma, loro si imbarcano e dalla poppa si salutano, nave traghetto per Napoli. Parte la nave, il ragazzo da terra li saluta, loro dalla nave salutano. Qualcosa non quadra perché il ragazzo a terra comincia a salutare più forte. Sulla nave pure loro salutano più forte. Non basta, e quindi il ragazzo a terra, l'innamorato, si produce in quel gesto campano di sfoderarsi le tasche dei pantaloni per dire: guardate, vi siete dimenticati i soldi. Cosa fa Francesco Piccolo? Raduna insomma, tutte le banconote che hanno e rapidissimo fa un pallocco di queste banconote, una palla, gioca a pallacanestro, è alto, è robusto, quindi imprime, insomma, tutta la forza possibile al lancio e tira questa palla di denaro, che ovviamente non tiene conto dei venti, della corrente, della distanza, e il denaro, insomma, sta palla di denaro si spampana sull'acqua. La scena è atroce, il denaro si disperde, il ragazzo, insomma, Romeo a terra si crolla sulle ginocchia. Finì per sempre il sogno mio d'amor, si piega e comincia a piangere a singhiozzi. E tutti gli amici lo vedono e cominciano a ridere pure loro sdraiati a terra e a singhiozzi. Perché è un fatterello questo qui? È perché niente, non ho trovato nulla che racconti meglio di questo fatterello, l'amore. Perché l'amore quando lo provi è disperazione assoluta quando le cose vanno male. Sei piegato a terra e stai piangendo disperato perché questa palla di soldi si è persa nel mare. L'innamorato conto terzi è ridicolo. Non c'è niente da fare, non c'è empatia possibile. Non riescono a mettersi nei tuoi panni perché da innamorato sei ridicolo. Tutto qui quello che serve sapere. Tutto. Quello che conosco dell'amore è chiuso in questo fatterello. Non servirebbe quasi raccontarci altro, non servirebbe quasi dire che è esistita Madame Bovary, Anna Karenina, nulla, nulla. Basterebbe questo. Disperato tu, ridicolo per gli altri. Tutto qua. E questo sapevo pure io dell'amore all'inizio. Quello che non sai, non immagini all'inizio dell'amore è quanto ti farà sentire a pezzi, disperato, e quanto poi spesso capiterà, e in quante forme poi sarai a pezzi e disperato e inaiutabile, se esistesse la parola. Si è disperati in parecchi modi, c'è una bella varietà, è una specie di gelateria della sofferenza, e capita spessissimo. E quello che vorrei fare oggi per questa ossessione è ripercorrerle una per una, tutte queste disperazioni, per vedere se, insomma, riuscendo a chiuderle nelle parole che altri prima di me sono stati straordinari a scrivere, insomma, ma magari ci fanno meno male, ecco, una specie di vecchia gloria delle disperazioni. Questo lo posso fare. Il primo modo in cui il soggetto amoroso è disperato per amore è quando si imbatte nell'amore di pura fantasia. Esiste, cioè ti innamori come alle scuole elementari, ti innamori in chat, cioè sei una barzelletta, ma pure tu se ti vedessi all'esterno diresti sono una barzelletta. Eppure capita, l'amore di fantasia. Viene primavera e decidi che ti innamori. Il primo che passa? Il primo che passa. Poi
Bastano pure una manciata di messaggi, basta qualche telefonata gentile, basta vedere questa persona che manco sa magari la nostra esistenza una volta ogni 3 mesi. Basta all'innamorato di fantasia lo stesso gas di un accendino. Il miracolo di tutta questa faccenda dell'amore immaginato è che è bello lo stesso. Esiste, esiste, è qualcosa. E mi sono messa a cercare dov'è che c'è quella sensazione precisa. È una sensazione che, se si è stati molto fortunati, si è provata giusto una volta, in gioventù, in verdissima gioventù, 18 anni. E l'ho trovata in una frase bella, bella, luminosa, in Eleonora Oliphant sta benissimo. E questa ragazza che poi, ci sono un sacco di spoiler, questa ragazza che poi si scopre non essere quella che immaginavamo a pagina 1, si innamora davvero di un cantante, insomma un ragazzo che esiste solo nella sua fantasia, e una mattina esce per strada e dice così: canticchiavo e non ricordavo l'ultima volta che mi ero sentita così, leggera, sfavillante, veloce. Immaginai che ci si dovesse sentire così a essere felici. Queste sono le 3 parole dell'amore immaginario. Ti senti leggero, sfavillante, veloce. E queste sono le 3 parole, 3 aggettivi che ti accompagneranno poi tutte le volte quando sarai innamorato, quando sembra che stia per andare bene. E questo è l'amore di pura fantasia. Il soggetto amoroso è. Si innamora nelle favole. Subito dopo questa viene la successiva incarnazione. Il soggetto amoroso migliora, cresce, cresce. Ci rimane un po' sotto, però alle ossa giovani, non si perde d'animo e si vuole innamorare stavolta più concretamente e comincia a subire quello che un po' tutti chiamiamo fascino. Fascino è una cosa molto di gioventù come parola, fascino. Che vuol dire fascino? È qualcosa che ha a che fare con lo stile, la faccenda non è oggettiva. E peraltro fascino, la sua abbreviazione da Charisma Ritz, è una delle parole dell'anno scelte dall'Oxford Dictionary. Quel non so che, lo chiamiamo così, l'X Factor, insomma, ci sono stati molti nomi di chiamarlo e anche molte descrizioni. Se dovessi scegliere qualcuno che ha saputo descrivere fascino, questa parola è Oriana Fallaci, negli Adorabili, è il ciclo di interviste americane, che parla, scrive, di Frank Sinatra, di quest'uomo brutto, irascibile, maleducato e simpaticissimo. Perfino gli psichiatri si sono interessati per stabilire da che cosa dipenda il suo fascino. Che sia irresistibile è un fatto da non discutere nemmeno. Più difficile è capire perché lo si trovi irresistibile. Fisicamente uno strazio, ha il corpo mingherlino, le gambe che sembrano stuzzicadenti, le spalle curve, una faccia che lui stesso definisce da affamato, con la bocca spropositata, 2 occhietti folli e una cicatrice gli attraversa la guancia sinistra. È così fragile che, dice Robert Mitchum, quando cammina per strada deve passare 2 volte per lasciare l'ombra sul marciapiede. Veste come un gangster del 1929, abiti a righe a quadrettoni, camicie nero blu, cappelli col nastro fantasia alto 10 centimetri. Una volta un giornale di Boston pubblicò la sua fotografia col titolo seguente: "Avete mai visto un tipo più ridicolo di Frank Sinatra?" Il Time ha scritto: "Sembra la brutta copia di un ammiratore di Frank Sinatra. Se vi imbattete in lui e siete una donna, ci restate malissimo. Ma attenti a non guardarlo con insistenza. Vi troveresti un non so che. Attenti a non parlarci, diventerebbe bello. Attenti a non farci amicizia, potreste innamorarvene." Scopri in seguito che una certa ricorrenza del fascino la ritrovi in quelli che non t'hanno voluta o voluto. È così che identifico io adesso il fascino. È
È un non volere, un essere disinteressati, un far sentire di essere disinteressati. Fascino spesso, spesso è questo. E torniamo quindi all'amore non ricambiato del soggetto amoroso. Il soggetto amoroso ci prova e si dice: ma perché io non posso innamorarmi onestamente? Cioè facendolo capire. E scopre da lì a poco che c'è una infelice regola, che se la trappola si mette a correre appresso al topolino, funziona meno. E uno si dice: amore non corrisposto, che sarà mai, per tornare a Francesco Piccolo, che sarà mai questo amore non corrisposto? Eppure io, insomma, 20 anni soffrivo e soffrivo e non capivo, come con una cosa da niente, un niente, un amore non corrisposto, un nulla atomico, potesse generare questi strazi. Margherita Orsenar, nelle memorie di Adriano, l'amore non corrisposto lo infila proprio tra le afflizioni maggiori, cioè tra i guai peggiori dell'esistenza. C'è l'amore non corrisposto. Quando si saranno alleviate sempre di più le schiavitù inutili, si saranno scongiurate le sventure non necessarie, resterà sempre, per tenere in esercizio le virtù eroiche dell'uomo, la lunga serie dei mali veri e propri: la morte, la vecchiaia, le malattie inguaribili, l'amore non corrisposto, l'amicizia respinta e tradita, la mediocrità di una vita meno vasta dei nostri progetti. Amore non corrisposto tra le tragedie maggiori. E quindi, insomma, ottenuta la patente per soffrire, il soggetto amoroso però si accorge di un'altra cosa, che pure l'amore inizialmente corrisposto, ricambiato poco, va allo stesso modo, malissimo. Quella è la più cocente delusione dei 20 anni. Io sono sempre convinta che quello che dicono faccia un'infanzia infelice, lo fa in realtà. Il primo amore infelice, quello è l'evento formativo, quello ti fa diventare un'altra persona in assoluto. Chi lo racconta benissimo, e senza dare tutta la senza caricarlo di tutta la pesantezza, è Nick Hornby nel suo Alta Fedeltà. C'è un personaggio femminile, lui la chiama, è Charlie, che aveva già questo nome, che lui diceva: mi sembra così esotico, diverso da queste altre. Lei si chiama Charlie, una ragazza al corso di design. E lui come si sente? Male. Uscimmo insieme per 2 anni e per tutto il tempo io mi sentii come se fossi in piedi su un costone pericolosamente stretto. Non potevo mai mettermi comodo, se capisci cosa voglio dire. Non c'era posto per sedersi e per rilassarsi. Mi scoraggiava la banalità del mio guardaroba, dubitavo delle mie capacità amatorie. Non riuscivo a capire che cosa ci trovassi in quel tipo della pittura arancione. Mi preoccupavo perché ero convinto che non sarei mai stato capace di dirle niente di interessante o di divertente su qualsiasi argomento. Temevo gli altri uomini che frequentavano il suo corso di design e mi convinsi che mi avrebbe lasciato per mettersi con uno di loro. Mi lasciò per mettersi con uno di loro. Ed è lì la storia di come ci si sente. Quella sera, quando finisce, è una delle cose indimenticabili della vita. Ti butti a letto non sapendo come farai a respirare la notte, ad alzarti la mattina, a essere vivo per il tempo che ti rimane. Lui come lo racconta? Ci sono certi che non hanno mai superato gli anni 60, la guerra o anche la sera in cui il loro complesso fece da spalla al concerto dei Dr. Feelgood, e passano il resto della loro vita camminando indietro. Io non ho mai veramente superato Charlie. E lui dice: a un certo punto persi la trama, persi il filo delle cose, persi tutto, persi la freccia verso il bagno, persi l'uscita del cinema, persi i popcorn. Persi tutto, si ritrovò a lavorare in un negozio di dischi e rimarrà a pensare che questa Charlie è qualcosa destinata a lasciare un segno, segno brutto, un segno decisivo, un segno che ti fa pensare: io da lì in poi non sarò più lo stesso. Ecco perché dico: ci si preoccupa tanto dell'infanzia infelice, ma il primo amore infelice.
come determina tutto, tutto il modo in cui penserai dopo. E l'ho trovato scritto in una maniera strepitosamente bella da Sally Rooney, questo passaggio, il fatto di essere una persona che da lì in poi ragionerà con la testa del primo amore deluso. Ed eccola, il mondo bello dove sei. A volte trovare un senso è davvero dura. Quando le cose che credevo significative si rivelano insignificanti e le persone che dovevano amarmi non mi amano, mi si riempiono gli occhi di lacrime, anche solo a scrivere questa stupida email. E ho avuto quasi 6 mesi per superare la cosa. Comincio a chiedermi se succederà mai. Magari è solo che certi dolori, a certi stadi formativi della vita, si imprimono in modo permanente nella percezione di sé. Come il fatto che ho perso la verginità solo a 20 anni ed è stato tremendamente doloroso, imbarazzante e brutto. E da allora mi sono sempre sentita esattamente il tipo di persona a cui può succedere una cosa come quella, anche se fino a quel momento non mi ero affatto sentita così. E adesso mi sento semplicemente quel tipo di persona, il cui compagno di vita, dopo qualche anno, si disamora e non riesco più a trovare un modo di non esserlo. Non riesco più a trovare un modo di non esserlo. Il primo amore deluso. Comincia tutto da lì. E chi è fortunato? Da quel primo amore deluso, Nick Corby in Alta Fedeltà, a Nick Corby succederà di incontrare Charlie molti anni dopo, di rivederla una sera, di accorgersi che parla a vanvera e di dirsi: ma io di chi mi ero innamorato? Ma davvero era questa? Davvero era questa? C'è una mattina di cui non si parla mai abbastanza, si parla sempre del momento in cui si è innamorati, si è fatta tanta epica, si è fatta tanta letteratura, si è fatta tanto commedia romantica degli anni 90 sull'innamorarsi. Mai, mai, perché non c'è molto da dire, su una mattina precisa, quando ti svegli e ti è passata. Qua Baricco parlerebbe di quadro che cade, succede così, all'improvviso, succede una mattina che ti svegli ed è come quando sotto la cascata non senti più il rumore dell'acqua. Succede, dopo un po' succede, non si sa qual è il motivo. Potrebbe essere un'altra persona, potrebbe essere che sia in tre in questa relazione, potrebbe non essere niente, potrebbe essere soltanto un clamoroso colpo di fortuna dimenticarsi di qualcuno. Non si è bravi in un modo o in un altro, può essere addirittura soltanto fortuna. Ma com'è quel momento lì? Eppure lì mi sono messa a cercare. Il momento in cui il soggetto amoroso si dice è finita. E la cerchi quella letteratura. E dov'è? Dov'è quella frase? Dov'è quella mezza pagina? Chi la racconta bene? Chi ha saputo trovare una similitudine efficace? Che similitudine è stata? È stata una similitudine altissima, epica, barocca? Se ne è preso cura Tolstoi di mettere in prosa il quarto d'ora più trascurato dei sentimenti, cioè la fine degli amori, quei 5 minuti favolosi, più soddisfacenti della vita, quando ti è passata, limpide mattine di primavera, quando ti accorgi che non ci pensi più, l'amore è passato, quei pensieri afflitti non si pensano più da soli. Io dico, ma libertà. Una forma speciale di libertà, non è quella? Secondo me sì. Poteva sceglierne mille Tolstoi di similitudini alte e invece non ci mette una goccia di poesia. Sentite. Era come colui che si fa togliere il dente che lo tormenta, dopo il dolore tremendo. E la sensazione che qualcosa di enorme, più grande di tutta la testa, gli sia stato strappato dalla mandibola, il malato sente che quanto avvelenava la sua esistenza e pretendeva ogni attenzione è sparito, non c'è più. E per qualche attimo stenta a credere di poter tornare a vivere e a pensare e a interessarsi di qualcosa che non sia il suo dente. Amore e molari cariati. Tolstoi, non c'è nessun altro modo di raccontarlo.
È l'estrazione di un dente cariato, è quel dolore che passa all'improvviso, è quella liberazione che prende la testa. E io mi sono detta tante volte, è troppo facile. No, è perfetto, è perfetto. E quindi il soggetto amoroso ce l'ha fatta, ha dimenticato, età adulta, è cresciuto, è pronto per l'amore dall'altra parte della barricata. Quello non dei fessi, si dice. Non mi freghi più. Ha guardato la rassegna delle iatture e adesso si dice: mi difendo, mi difendo. Prima di vedere come si difende, io volevo dirvi che al termine di questo racconto di ossessione ci sarà un po' di spazio, 10 minuti di domande, quindi se volete scriverle in chat, poi riesco a leggerle e a dare risposta almeno ad alcune. E torniamo al soggetto amoroso, che adesso diventa soggetto amoroso tattico. In scena un raffinato sistema di tranelli. Non chiama più, risponde poco e svogliatamente, cerca di sarratorizzarsi, fa spasimare. Si dice: io me ne vado prima, poi che tu ti stanchi di me. E tuttavia, qui c'è una faccenda prustiana che viene immediatamente all'evidenza, che si è molto lucidi e lucidi da tattica in amore quando quell'amore non lo si prova. Perché quella scienza lì, la scienza del saper che fare, è una scienza intermittente, non sopravvive alla presenza del sentimento, quindi o è la scienza amorosa o è l'amore, facile. E quindi il soggetto amoroso si sveglierà una mattina innamorato. Il solito fesso è il piccolo sottouomo zoppicante di cui si parla nel Viaggio al termine della notte. Vedete, il Viaggio al termine della notte è un libro curioso perché nel peggior libro di guerra che potete immaginare è un medico di campo, Céline, è un medico che scrive con un problema di fischio perenne nelle orecchie. I bombardamenti avevano provocato questo problema, cosa che poi lo manderà a fare una fine non proprio bella. E ci troverete qua dentro, il Viaggio al termine della notte, delle piccole verità assolute sull'amore che sono irripetibili e non parafrasabili e indicibili in modo diverso. È talmente meraviglioso sull'ossessione, appunto, sul perché quei pensieri brutti del soggetto amoroso, innamorato e deluso si pensino da soli. Lui dice così: gli uomini ci tengono ai loro brutti ricordi, a tutte le loro disgrazie, non li si può tirar via da lì, gli tiene occupata l'anima. E quindi neanche la tattica ha funzionato. Il soggetto amoroso le ha provate tutte, quindi amore immaginario, l'amore non corrisposto, l'amore corrisposto a saltello, l'amore deluso, l'amore tattico. E tutti questi amori hanno portato a delusioni diverse, a ossessioni diverse, una peggiore dell'altra. E qua però bisogna imparare a far di conto, il soggetto amoroso ci deve arrivare. L'amore è un'altra faccenda. Si dice: io ne ho abbastanza di stare così. La mattina si sveglia disamorato eppure un po' stufo. Stufo di stare da solo, stufo di non saper scegliere. E quindi si dice: ci sarà un altro modo di innamorarsi, come ai colloqui di lavoro. Si può fare? Qui è un interruttore significativo dell'esistenza. Si può fare innamorarsi con lucidità, però la parola è già brutta, lucidità, ma che è? Come ci si innamora? Chi sono? Un recruiter, un HR? Faccio i colloqui di lavoro per innamorarmi. Posso deviare? Posso davvero farlo? Posso deviare il corso di quello che sento per innamorarmi meglio? Eppure qui ci dobbiamo aiutare coi russi, sempre lo stesso.
Tolstoi, Anna Karenina, ancora lei. Anna Karenina è il libro che tu leggi a 18-20 anni e vedi una sola protagonista, Anna, e l'altro protagonista è il treno, ci finisce sotto per amore. Sfida la Russia dell'Ottocento, quelle convenzioni borghesi, lascia il marito, sceglie di stare con il conte Vronsky. Il conte Vronsky, come ogni rispettabile marito borghese, si stanca. È innamorato di lei, a lui lei piace, ma quante volte ormai gli era piaciuta, si chiede. E quindi poi, insomma, si dedica ad altro. Anna non regge quel tipo di delusione, treno. Questo si ricorda dell'Anna Karenina a grandissime linee. Lo rileggi un po' più avanti, l'Anna Karenina, e non t'accorgi che non avevi visto a 20 anni quell'altra protagonista. Ce n'era un'altra, Kitty. E chi l'aveva vista Kitty? Chi è Kitty? Kitty, pure lei, era innamorata del conte Vronsky, lo stesso. Non ricambiata. Che succede? Le succede quello che succede sempre nei romanzi russi. Si ammala gravemente, affronta una lunga convalescenza. Durante questa convalescenza d'amore, Kitty, riprendendosi, si chiede, si interroga su un bravo uomo che conosceva, Conte Levin. Levin è il bravo uomo che Tolstoi ispirerebbe a se stesso. È nel dubbio perché dice: ma non è la stessa cosa di Vronsky, che faccio? Mi accontento. Kitty qui è il soggetto amoroso, è adulto. Che faccio? Mi accontento. Si rivolge a un'amica e quella le fa presente che le parole sono quelle sbagliate. Amori per riflessione, li chiama l'amica. E sono possibili quando si è già fatti matti, è come la scarlattina. Dice, bisogna passarci. Amori per riflessione, amori adulti. Mi suono bene a 30 anni. Se non fosse che un po' di anni dopo Anna Karenina viene pubblicato con una traduzione diversa, Claudia Zonghetti. E nello stesso punto l'amore per riflessione diventa di Ginsburg, tradotto da Ginsburg, mi diventa amore per convenienza. Faccio un salto dalla sedia perché qualcosa non quadra. Amore per convenienza è una cosa molto più brutale, molto più prosaica. Convenienza dalle parti mie significa guardarsi reciprocamente nelle tasche o qualcosa che sia parente di quella faccenda lì. Convenienza. E beh, mi piaceva più la traduzione di Ginsburg. Amore per riflessione, più elegante, sicuramente. Amore per convenienza, un po' più. Beh, la chiamo Claudia Zonghetti, la chiamo perché un po' la conosco. Mi faccio spiegare da dove viene sta convenienza, che cos'è sta convenienza con cui bisogna innamorarsi, questa convenienza del soggetto amoroso. E lei mi fa una bella traduzione dal russo. Traduzione dal russo che procedo a leggervi. In russo è brak, po rassodku. Rassoduk da solo significa senno. Ma la formuletta brak po rassodku è un fraseologismo, insieme a brak pro rashetu è diverso, quello è calcolo economico, qui è calcolo usando la testa. Nel caso del rassodku, i criteri che inducono a sposarsi possono essere l'età che avanza, le amiche che lo fanno, un dispetto ai genitori, è qualcosa che ti conviene per qualche motivo tuo. Quindi, è qualcosa che sta a metà tra convenienza e riflessione. La parola non ce l'abbiamo. Mi sono rassegnata a cercarla, mi sono rassegnata a cercare qualcosa di carino che mi potesse accontentare come riflessione, ma non è riflessione. Convenienza mi suona come uno schiaffo, e però è lì in mezzo. La convenienza tua può essere qualsiasi motivo, può essere pure la stanchezza di stare male. Può essere anche quello l'amore per convenienza o per riflessione.
ci comincio a ragionare. Queste sono parole dal russo intraducibili, come ce ne sono alcune dal tedesco, come Fremdschämen, la vergogna conto terzi o Schadenfreude, cioè la piccola felicità che ti viene quando agli altri le cose vanno male. Sentimento crudelissimo e tuttavia esiste. E qui abbiamo Rassoduk, amore per convenienza. Eccolo qui, quindi il soggetto amoroso che si dice: io ce la faccio, adesso ce la faccio. Sarà amore per riflessione. Ed è una felicità un po' diversa, un po' più composta quella lì. E uno si dice: bene, va bene così. E è chiusa la partita. Se non fosse che poi ricapita, forte come le prime volte, con le stesse reazioni scomposte delle prime volte, il soggetto amoroso è sempre uguale a se stesso, è sempre ridicolo, è sempre quello piegato sul molo che piange perché il pallocco di denaro si è spampanato. Anche la pace matrimoniale, anche l'amore per riflessione non basta. Questo poi a un certo punto diventa chiaro. E uno si dice: quindi com'è? Devo rassegnarmi, cioè devo proteggere questo amore per riflessione, devo cedere agli altri, devo aspettare le cose che accadano, devo sentirmi felice e infelice allo stesso momento, com'è? Franz in Libertà la racconta così. Questa specie di pace a un certo punto che si raggiunge. Esiste una specie di felicità nell'infelicità, dopo tutto, se si tratta dell'infelicità giusta. È lo stesso di Nick Corby, quando poi ammette a se stesso, sempre in Alta Fedeltà, ma raccontato in modo più leggero, dice alla fine: io lo so cosa non va con Laura. È che io non la vedrò mai più per la prima, per la seconda o per la terza volta. Non passerò mai più mezz'ora ad aspettarla in un pub con lo stomaco a pezzi. Non succede più, non c'è più quello spazio di tempo che sono le prime volte. E quindi come la dobbiamo mettere con questa storia della felicità? Perché me lo sono chiesto, come fa a passarci questa ossessione finale poi? Cioè, quella ovvia, l'equivalenza, se io non sono innamorato non sarò mai felice in quel modo. E per chiudere Proust, che la spiega questa faccenda delle felicità e dell'incontro con i desideri. E dice così nella ricerca del tempo perduto: nella confusione dell'esistenza, i desideri che abbiamo interferiscono via via tra di loro. E quindi è raro che un desiderio arrivi a posarsi esattamente sulla felicità che l'aveva chiamato. E quindi voi vi dovete immaginare sempre come il dente, la felicità come una faccenda di farfalle e i fiori come i desideri che le invocano. La farfalla dovrebbe posarsi proprio su quel fiore. Non succede mai. Non succede mai. E quindi con le ossessioni chiudiamo qui. Ne avrei un'altra, però siamo troppo cavie dell'esperimento per saperne qualcosa. La prossima ossessione sarà i social, i sentimenti, se l'hanno cambiato questo amore o se non l'hanno cambiato, se l'amore è lo stesso di 2000 anni fa. Cioè due che contro ogni previsione, anzi con le previsioni contro, rimangono insieme, oppure se è qualcosa di diverso, di più strano, di più imprendibile. Seppure c'è una componente rinunciataria, quella che si vede tanto, cioè
nonostante i mille modi che abbiamo di incontrarci, ci si arrende perché è troppo, perché bisognerebbe difendersi tra troppe cose, però continuo a dire la cavia, noi non è proprio la più adatta a parlare dell'esperimento, se ne parla tra 10 anni. Ora, se avete qualche domanda, la leggo molto volentieri. Allora, Lorenzo mi chiede qual è il libro di Tolstoi. È l'Anna Karenina. È l'Anna Karenina che ha le due traduzioni. Trovi l'amore per riflessione nell'Anna Karenina tradotta da Ginsburg, trovi l'amore per convenienza nell'Anna Karenina tradotta da Claudia Zonghetti. E direi che ci siamo. Quindi mi resta soltanto da salutarvi e da ringraziarvi per la compagnia in questi 40 minuti di ossessione sentimentale. Ciao. Ah, c'è ancora un'altra domanda. Cosa ne pensi dell'amore e del tempo? L'innamoramento è immediato, veloce, mentre per amare davvero ci vogliono anni. Grazie Giulia per questa domanda. Io lo farei all'inverso. Esattamente, io farei così. Metterei come regola quella che puoi chiamarlo amore dopo 20 anni di permanenza sul campo. Quindi, dopo 20 anni che state insieme ed è successo quello che per esempio succede in Lacci di Starnone, ecco lì puoi chiamarlo amore, al contrario. Grazie a te. Già 40 minuti, sì, già 40 minuti. Beh, qui ci sono tutti i ringraziamenti, vi ringrazio anch'io per tutta questa attenzione. E niente, se non ci sono altre domande, vediamo. Questa l'abbiamo vista. No, direi che ci siamo. Grazie di nuovo a tutti. Ciao.